Mosca. Tino, questo è il più. Il meno alla macchina, dove sta il mio meno? Qua? Dall'altra parte del. Ho capito, non c'è nessun'altra parte. Che te devo dire? L'ufficio è stato chiuso. Mio caro, l'ufficio non parte. Non ho pagato la bolletta, evidentemente. Evidentemente. E siamo con il nostro amico Booster, che però non dà la spinta, non dà l'arcata, è debole, non dà la spinta. Carissimo, tu sai farlo funzionare? Non è del mestiere, non è del mestiere, non abbiamo nessuno del mestiere. In questo caso, proviamo, vediamo, proviamo. Se io giro, le luci, le spie stanno tutte accese, ok? Restano accese, vedi, batteria, il FAP, provo, niente da fare, niente da fare. Ecco, allora, togliamole. Niente, non funziona. Oggi che avevamo, come tutti, la legge di Murphy, un sacco di cose da fare, ce lo siamo presi in saccoccia. Allora, in questo caso, che si fa? Perché non va? Proviamo a chiamare il nostro meccanico di fiducia. Eccolo qua. Una bella videochiamata con il meccanico di fiducia e proviamo a capire che cosa è successo e se potremo continuare a lavorare, almeno per ora. E ce l'abbiamo già, lo so che tu dici attack, ma è la stessa, non ce l'ha lo spunto. Vediamo. Tommaso carissimo! No, come sta? Tommaso carissimo! Allora, dobbiamo fare di necessità virtù. Allora, cambio l'inquadratura, va bene Tommaso? Va bene, ok, va bene. Sei pronto a infondermi la massima scienza? Proviamo, allora, facciamo del nostro meglio. Vediamo, vediamo, giriamo. Ecco qua. Allora, mio caro Tommaso, io ho individuato il più. Lo vedi il più dov'è? Benissimo, esatto. Lì puoi posizionare la pinza rossa. Al più la pinza rossa? Ok. Invece il meno dov'è? Il meno, se vuoi adesso io ti mostro, sto girando anche io la videocamera, su un'altra 5008, dove puoi posizionare il meno. Allora, fammi posizionare il più, va bene? Arrivo, arrivo. Posizioniamo il più. Il più, mettiamo qua. Ma può stare sulla cosa nera qui, sulla linguetta nera? Perché la pinza... No, la linguetta nera, vedi? È isolante, dovresti metterla o un po' più avanti o appena dietro, direttamente, diciamo, sul polo della batteria. Solo che la pinza è molto doppia, guarda. Fammela vedere, mostramela. La pinza è molto doppia e quindi non riesco ad andare sul polo, capito? Qua va bene, allora, qua va bene, guarda, dire. Qua va bene. Ok, perfetto. Ora per piacere mi fai vedere tu? Sì, giro io la telecamera. Allora, tu hai posizionato qui, sì, la pinza rossa. Sì. Sto allargando un po' l'immagine. Vai. Vedi? Questo perno qui. Il perno sotto proprio al parafanghi, vicino al parafanghi. Questo qua. Esatto. Aspetta, ti faccio vedere. Guarda. Guarda. Ok, guarda se sto facendo bene. Guarda se sto facendo bene. Mosse. Ma ho il problema, guardami, è sempre la dimensione della pinza. È la dimensione della pinza che non va. Aspetta. Niente. No, non va, non va. Non va neanche lì, neanche lì. Ma dove sei? In che città si trovi? A Bari sono, in viale Giovanni Papa Pio, viale Papa Pio XII. Perché potresti tentare, se trovi qualcuno che ti dà una spinta,
a metterla in moto a spinta, se sei in grado di farlo. Ma chi cazzo me la deve spingere la macchina? Questa pesa 2 tonnellate, ci vogliono almeno 3 persone per spingerla, tra l'altro sto anche in salita. Sì. Ma tu non ce l'hai modo di venire con un booster, qualcosa tua, per venirmela a mettere in moto? A tentare di mandami la posizione e vedo se faccio io una capatina. Dai, fammi sto regalo per piacere, che sto incasinatissimo. Babu, ok. Te la mando, te la mando. Mandami la posizione. Ciao. Grazie, ciao. Quando ti deve andare là, ti va là, là con gli interessi ti deve andare là. Mandiamo la posizione. Mandiamo la posizione attuale. Posizione attuale, eccola qua. Inviata la posizione attuale, eccolo qua, l'ho guardato. Siamo qua, in questo punto. Avevamo chiamato un altro amico che ha detto i 10 minuti sono là, ma questi sono i 10 minuti di New York, il fuso orario bisognava evidentemente calcolare. Quindi per ora è solo però a te che stavamo venendo a prendere. Ti ha detto bene, perché è andata all'aria tutto, è andata all'aria. Quanto tempo fa? Tu che mestiere fai? Io l'operatore. Il cameraman. Io faccio il giornalista. Angelo è un grande meccanico, grazie, e ci ha risolto il problema. Grazie mio. Quindi era la batteria, ma può essere l'alternatore, quindi bisogna farlo vedere. Esatto. Tu lo vedi? Tu lo vedi? Allora, con Tommaso abbiamo fatto il tutorial, è andato peggio che non poteva andare. Invece Angelo è venuto col bolide, ha attaccato i cavi e la macchina risolto. Funziona. Ora deve stare accesa invece. Esattamente, deve circolare. Circolare Tino, circolare. Bene, quando... Ora volevo dire una cosa, cioè vostro cugino è bravissimo, cugino, però non può fare sempre tutto vostro cugino, quindi voi fate quello che fate, il vostro cugino facesse quello che deve fare, per il resto se c'è bisogno del meccanico c'è Angelo, grazie. No, grazie a te veramente. Buonasera. Però 10 minuti, quale 10 minuti? Della Cambogia, però avevo da risolvere altro. Ti devo dare qualcosa. Ciao, buonasera. Il mio meccanico è differente, però non è che lo fa tutti, cioè quando arrivi si paga, si paga. Va bene, prego, arrivederci. Prego. Vado? Circolare.